Dunque al tombolato i biancazzurri hanno retto il confronto solo nei primi 25-30 minuti. I veneti hanno confermato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che organizzazione e qualità di gioco alla lunga pagano sempre. Un impianto consolidato nel tempo, e non stiamo parlando di un gruppo di fenomeni, ma di calciatori funzionali al verbo del proprio allenatore. Recupero alto del pallone, ritmo, intensità, manovra palla a terra. Quando non è possibile, il Cittadella, che è squadra non solo tecnica ma anche fisica, sa ribaltare velocemente il fronte del gioco, così come è accaduto in occasione del quarto gol, figlio di un contropiede da manuale del calcio. Pescara in partita solo nella prima mezz'ora. Una volta subito il nuovo sorpasso 2-1 e tanti dubbi, l'11 di Pillon ha accusato il colpo. Non c'è stata più storia. Disattenzioni sulle palle inattive, specie nella ripresa, poca compattezza sul piano tattico, mai le distanze giuste. Squadra lunga e larga, sulle fasce i veneti hanno trovato terreno fertile, biancazzurri in palese difficoltà, del resto senza i giusti equilibri. Col 4-3-1-2 le mezze ali sono costrette a coprire una porzione di campo molto più ampia. Insomma, KO inevitabile, il quinto in trasferta in altrettanti scontri diretti. Era già successo contro Palermo 3-0, Perugia 2-1, Verona 3-1 e Benevento 2-1. Schierato sulla tre quarti, Sottil non è apparso a suo agio, forse perché troppo condizionato dal compito di schermare in fase di non possesso Iori. Buon impatto sul match invece di Del Sole, subentrato nella ripresa alla classe 99 della Fiorentina. Basterà per guadagnarsi finalmente una chance dal primo minuto? La logica direbbe questo. Venerdì prossimo alle 21 anticipo casalingo con lo Cosenza, ribaltato sabato dal Brescia al San Vito Marulla da 2-0 a 2-3, con tante recriminazioni piuttosto fondate da parte della squadra di casa. Calabresi privi del regista Palmiero per infortunio, biancazzurri senza Mancuso causa squalifica, torneranno Marras e Balzano, probabilmente anche Campagnaro. Sarà verosimilmente 4-3-3 davanti Del Sole dal primo minuto con Marras e Monachello.